Oggi alla vigilia di Natale, concerto di Natale del Liceo Classico Empedocle, musicale, qui al Teatro Pirandello. Un'iniziativa sicuramente interessante anche per quello che andrete a proporre, professore. Questo è il quarto appuntamento di questa serie di concerti natalizi che abbiamo organizzato quest'anno per in giro nei paesi della provincia. Oggi terminiamo questo tour proprio qui al Teatro Pirandello, un luogo bellissimo dove i ragazzi del liceo musicale, orchestra e coro eseguiranno brani tratti dalla tradizione natalizia e brani tratti dal repertorio classico. Ragazzi che sono tutti studenti, dicevo appunto, del liceo musicale, ci saranno anche dei cantanti, dei solisti e spero che questo dono per la città di Agrigento e per tutta la provincia sia apprezzato e che possa portare in qualche modo un po' di serenità e pace che per ora ne abbiamo un po' di bisogno tutti. Testimonianza di un impegno dei ragazzi verso la musica. È un impegno costante, con grande sacrificio da parte dei ragazzi soprattutto, da parte delle loro famiglie che sostengono, accompagnano questi ragazzi tutti i giorni a fare le lezioni pomeridiane, le prove orchestrali. È un impegno sicuramente che richiede grande sacrificio. Oggi proponete un spettacolo qui musicale, il concerto di Natale. Sì, la maggior parte dei brani sono praticamente di spunto barocco e anche stiamo tentando di fare dei canti natalizi tedeschi. Beh, il pezzo forte è White Christmas e Holy Night, che sarebbe il cantico di Natale di Adams. L'orchestra come si compone, professore? Allora, l'orchestra è formata intanto da archi, fiati, ottoni e percussione e sono 60 elementi in più 40 di coro. In particolare c'è qualche esibizione che faranno oltre la classica canzone di Natale? Sì, in particolare c'è un brano caratteristico che sarebbe la Sinfonia dei Giocattoli, dove ogni strumentino interpreta qualche cosa fiabesco, l'uccellino per esempio, la raganella che fa il topo, i campanellini, eccetera. Nell'ambito delle manifestazioni natalizie, oggi il concerto del Liceo Classico Musicale Empedocle, concerto di Natale. Sì, stasera c'è il concerto di Natale qui al Teatro Pirandello, rientra tra le varie manifestazioni che abbiamo voluto organizzare proprio in questo periodo natalizio. L'atmosfera natalizia da Agrigento si respira, abbiamo anche completato l'opera con le luminarie e ci saranno anche degli eventi lungo le vie della città, in via Atenea, così anche nella Villa Bonfiglio con i mercatini e altri spettacoli, le luminarie, gli alberi di Natale e in centro anche in periferia. Penso che quest'anno abbiamo accontentato i nostri cari concittadini. Anche in aspetto del concerto del 31 ovviamente. Quello del 31 sì, vabbè, quello sarà un grande evento, già sapete chi sarà l'artista che ci sarà presente e peraltro oltre al concerto di Capodanno lo considero come la prima uscita ufficiale della nostra candidatura ad Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Sarà proprio questo concerto che aprirà ufficialmente questo evento, sarà una cosa alla grande, sarà organizzata anche con degli attori e degli artisti agrigentini e, ripeto, Agrigento lo merita. Novità a proposito della candidatura ne abbiamo? No, ancora no, è stata slittata la selezione nei primi mesi del 2023. Presidente, questa sera vigilia di Natale un concerto del Liceo Classico Musicale Empedocle proprio dedicato alle festività. Sì, e noi siamo particolarmente contenti di avere stasera il liceo musicale perché, come sapete, uno degli obiettivi dichiarati di questa nuova governance è proprio quella di fare in modo che anche nel settore della musica accada qualcosa di nuovo e che parta ovviamente da rapporti istituzionali con il liceo musicale Empedocle, che è l'unico liceo della provincia, e il conservatorio Toscanini. Siamo particolarmente contenti quindi di ospitarli perché è una bellissima realtà, tra l'altro anche di
di ottimo valore artistico, è il miglior modo per augurare le buone feste alla città e a questi ragazzi che si dedicano all'arte.